su Monster Hunter World. Ecco Diletta con la sua cornamusa, perché quella Diletta è un bardo. Suonala Diletta, suonala. Ha tutta l'armatura in osso. Salve. Vedi come saluta? Guarda come saluto. Ha questa bruttissima, bruttissimo elmo che toglie la sua chioma bionda. Però comunque rimane molto sexy, come più nuda che vestita. Ciao entusiasta. Bene. Partiamo. Prendiamo altre. Sprangate sulle gengive. Ombre sinistre nella qua, qua moriamo come niente. Moriamo abusivamente. Già che per l'uccisione del Barrut Diletta ha chiesto una mano e si è fatta aiutare, perché sennò non avrebbe mai superato il barro. Ora ci prova, ma comunque sia, e sarà comunque una morte certa, signori. Diletta alla barda. Alla barda. Vi ricordo di seguirci su ogni mondo possibile, quindi Twitch, YouTube e Instagram. E ora si parte. Partiamo per la missione. Andiamo a prendere bei colpi in testa. Eccoci qua. D'accordo, mettiamoci alla ricerca delle rovine. Mi è stato consigliato di mangiare prima di partire nelle missioni, quindi allora mangio. Vediamo un po'. Aumenta attacco, aumenta difesa. Forse la difesa è quella che ci serve di più. Aspetto a salutare. Guardando lì sotto. Toh, pigliati sto pesce. E voilà. Diletta se. Molto gli piace il pesce a Diletta. Ok. Poi ci dovrebbe essere la cassa. Questo cosa è? No, questo non è niente. Che è? Questa sì. Cosa c'è? Vediamo. Pronto soccorso, razione, nullbacca. Bacello urlante e fiala vuota. Beh, prendiamo queste. No, non me le dà. Conferma ma non me le dà. Non mi dà niente, allora ci attacchiamo, vai. Via. Mettiamoci le pozioni come. Attenzione. Questo è anche un posto nuovo. Credo. Trova l'Euroedita scomparso. Abbiamo un po' di erbe che fanno sempre bene. Così almeno c'è qualche pozione sotto mano. No, troppa, ne avevo già troppa di questa. Da caspiro non ce ne fanno niente. Corri Diletta, corri. Che vabbè, ancora i baccaspiro. Stai baccaspiro, io voglio l'erba. Voglio l'erba. Ah, siamo pieni, bene, siamo pieni. Si abbandonano. Cos'è? Non questo. Ok, ho erba o niente, sto dicendo. Vediamo le. No, più da niente. Erba, 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 erba. Ah, vai, però l'erba ci serve, giovani.
Sì. No, siamo al Maki, siamo full di tutto, eh. Impronte. Vediamo dove vanno le nostre amate. No. Non che non siano su. No. Non se ne vede di insetti. C'è qualcosa qua, mia, dov'è? Dov'è? Qua. No, qua non c'è niente, giovane. Spa, che fa? Io sti insetti non li vedo. Che mi fa vagare a vuoto? Andiamo a vedere. Aspetta un attimo. Che cosa hanno gli insetti guida? Aia. Vecchia culi rotti. Che il nostro amico abbia fatto una brutta fine. Boh. Andiamo a scendere. Che impronte se l'è pappato, mi sa, eh. No, siamo pieni di tutto, via. Prendiamo le ossa che ci servono. Giro cactus. Questo è zanzarone? Io ne dubbio. Sembrano innocue. Aspetta, che erba questa? Dammi l'erba. Mettiamoci la velocità. Sì, mai. Pisciolini. Ah, lì. Che mi fa? Le mosquitos mi hanno parlato su. Sì. Sì. Dai, dove devo andare, dai. Zanzare. No, barro di nuovo no, eh. Sono da solo non lo batterò mai. Andiamo lì. Ok, cazzin. Corri, Diletta, Fa che corri! non mi trovi! Fa che non mi trovi! L'ho visto! Aia, sa che è peggio del barro. No! Peggioratus non ha ucciso lui il barro! È stato... Aia. Sto bappa. Damose. Mamma mia, come sto bappa.
No, no, sta fermo, direi. Scappiamo. Damoce, direi. Damoce. No. Brutta storia. Come si salva Diletta è... Era Tautod. Ah, questi cosi col fango poi. Non è ancora il momento. Questo va sotto, va sopra, no? Vieni, vieni, pappami, c'è il coraggio. Ah, mamma mia. Nell'acqua sono lento poi. Ce ne dà, ammazzate. Oh. Ora datti e suonala Diletta, suonala! Sbagliato. Dagliene Diletta. Dammi vita, gatto. Te do tante, guarda. Anche tu me ne dai tante, però, effettivamente. Dai, ci basta la difesa, ci basta la difesa, dai. Prendiamo male, eh. Dai, gliela diretta che questo lo portiamo all'inferno. Postati, postati. Dov'è? No, 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 qui. Che fa? Non sei un coccodrillo. Cosa faccio? Ahia, no, ho preso male, ho preso male. Spostati. Spostati. Quando sta cosa che deve stare nell'acqua. Dai che è fermo, dagliene ora. Questa cosa che con la... Uscito del... Aspetta, suonala ora. Sott'acqua anche, la suona sott'acqua, dai. Dagliene di lei. No, che ho sbagliato. La salute ci serviva. Esci da qua. Suonala ora. Grazie gatto. E ora vagli. Che fa, scappa? No. No, tu non scappi. Torna qua, maledetto. Te ne sono state tante oggi. Oh, calmati. Assalta, maledetto. Torna qua. Pesce maledetto. Che mi togli bonus della cornamusa. Vieni qua. Maledizione, cos'era? No, perché? Dai, sparalizzati.
perché siamo stati paralizzati? Dov'è? Ah, bella. Bella, lottatevela tra di voi, va. Io me la guardo. Perché il barro lo eviterei io da... La... Se le danno. Se le danno. Guarda diretta come se le danno. Tu suona nel frattempo, vai. Sai mai che possa tornare utile. Mamma mia, che lotta. Attenzione. Il coso è ferito tra l'altro, quindi... Beh... Che fate? Vi guardate? Non te la prendere con me, Barlow. Sì, sì. Scusa, ma scusa, l'amico scappa, quindi... Ne seguo 5 minuti, Torno subito, va. Torna qui. Pesciolino! Vieni! Pesciolino! Torna qui! E dagliela! Maledetto! Suonala! Occhiolo! Occhiolo! Maledetto! Ah, ce ne sta suonando, ce ne sta suonando! Spostati un attimo! Calma! Volevi! È una tele lottante, anche se non c'ho l'attacco potente. No, sto sbagliando tutto, sto sbagliando tutto. Ah. Suonala un attimo, vai, suonala. Aia, non si fa così, con diretta. In diretta non è neanche messa benissimo. Bevi? Bevitela. E poi scriva. Dai, vieni qua. Maledetto, vieni qua. Che l'acqua in diretta ha problemi. Bello, si mette a giocare con i pesciolini, via. Dovete stare a suona 2 minuti. Se esci dall'acqua senza ammazzarmi. No, 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 devi avere un po' di mira. Diretta la mira. Aia, siamo di in faccia. Spostati di lei, spostati, datti di lei, datti. Bevitela. No, non ora, non ora, non ora. Ok, diretta datti. Diretta datti, diretta datti. Ripiati. Sei un po' nella merda. Brava, spara, ripiati anche tu. E viene un'altra, via. Bevi. Ok, possiamo anche andare, vai. Arrivo, scusi, ma... Sa com'è. Ci ha visto? Sì che ci ha visto!
Dagli sul muso, dagli, dagli sul muso. Dagliene, Tucker, dagliene. Vai, che l'hai stordito. E abbiamo che... Avevamo un bullfight. Ce l'abbiamo ancora, vai, dagliene. Spostati. Stai attaccando la persona sbagliata. E torna a scappare, torna qua. Maledetto. Con amicizia, eh. Suona la ora. Per fortuna non ci ha preso. E ora diamo, dagliene. Dagliene ora, ora è il momento giusto. Quando siamo nel fango e ci sta ammazzando. Torna qua. Sul muso, dagli, dagli sul muso. No, sul muso ho detto. Su, cavolo, stai dando. Torna qua. Crea un casino di fango poi. Vieni qua, se hai il coraggio. Corri di lei, dai. No, dai. Ripieti, ripieti, veloce. Velocia. Che sta dorme ora. Che sta... è distrutto. Che cavolo è? Ora. Magari se lo prendessi. Sul muso anche, magari sarebbe più gradito. Sì, vabbè. Problemi di mira in questo momento, eh. Tanti problemi di mira. Torna qua. Trappo il nostro. Dov'è? Occhio. La coda. No, la... Aia. Qui non le facciamo niente. Gliele, spostati. Letta. Fagli letta. Nel fango, esci. Te l'ho date. Però te le do tante, guarda. Anche se sei il bonus attacco, guarda. E ora suona un attimo. Fai piacere. No, 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 spostati. Suonala. Oh, grande, incredibile. Non ci avrei mai creduto. È andato giù, assurdo. La mitica cornamusa.
Pia tutto, pia. Come trofeo. Poi aspetta che c'era delle ossa, c'erano qua. E tornano utili. Pia tutto! È andato giù. Ho notato come una mina. Aspetta, più cosa c'è altro? Cosa c'è altro? No, solo impronte. Altro? Dammi tutto, tutto, voglio tutto. Grande, grande diletta, assurdo, incredibile, strabiliante, cioè. Ah, siamo seri. È andato giù, Mamma mia! Regaliamo tutto, pigliamoci. Super diletta oggi. Oggi era carica. Lo Yara Todus. E chi la ferma più a diletta ora? Non lo so, non lo so. Diletta la mina vagante che suona le canzoni. Diletta la barda che non ti aspetti. Incredibile, incredibile. Adunata, siamo pronti per iniziare. Fare che? Grazie a voi abbiamo compiuto progressi nella comprensione delle tracce presenti sul continente. Che bello, non è doppiato. Le proiezioni elaborate dai nostri studiosi ci mostrano dov'è diretto lo Zora Magdaros. Dai che lo ammattiamo anche a lui. Si sta dirigendo al Grandi Rupo. Il Grandi Rupo. L'enorme vallata oltre le Guglie Selvagge. Esatto. Pertanto ho una proposta da sottoporre. Dovremmo pigliarlo. Tentare di catturare lo Zora quando giungerà in quella zona. È una follia. Catturarlo? Ascoltatemi. Quel dirupo è lo scenario perfetto. Non ci capiterà un'occasione migliore. Ottima idea. Se ne approfittiamo ora, dovremo attendere altri 10 anni, se non oltre. Chiedo se sia possibile. Se rispondessi di no, rinunceresti? Proviamo. Con l'ausilio della quinta nulla è impossibile. Allora è deciso. Prima di iniziare i preparativi per la cattura, però, sarà necessario mettere Aster al sicuro. Un Angelot è stato avvistato nelle vicinanze e non è il tipo di mostro da ignorare. Dobbiamo fare qualcosa. Sono d'accordo. Cacciatori, ecco la vostra prossima missione. Occupatevi di quel problema. Ma siate prudenti, l'Anjanat non è da sottovalutare. Un solo passo falso potrebbe rivelarsi fatale. Se mi permette, comandante, avrei un'idea. Cacciatrice, potrebbe servirmi il tuo aiuto. Passa da me, d'accordo? Un'altra cosa, riguardo quel preoccupante rapporto che abbiamo ricevuto. Pensi che... Certamente. D'accordo, allora. Che lo spettacolo abbia inizio! Abbiamo un drago anziano da catturare! Rompete le righe, gente! Rompiamo le righe! Forse dovremmo sentire il fuoco botanico prima di fare qualsiasi altra cosa. Concordo, concordo. Faremo un attimo in forgia, poi si stacca e si ricomincia subito dopo, giusto per dividere le puntate. E diretta le ha suonate con la cornamusa oggi. Incredibile. Vediamo un po' cosa si può fare. Forgia. Armature. Vediamo cosa ci dà questo. Ci ha dato questo bel cappellino. Vediamo come sarebbe. Troppo vestita sarebbe. Quindi già questa non ci piace, non ci piace. Poi vediamo che dà qua. Esperto acquatico. Resistenza alla melma. Che effettivamente oggi potrò tornare utile. Attacco d'acqua. Resistenza al ghiaccio.
Concentrazione. Tutta roba abbastanza inutile, secondo me. Poi io non ne so molto, quindi ci teniamo le ossa. E anzi, vediamo cosa, se possiamo migliorarla sta armatura. Oppure la cornamusa. No, manca un po' di roba qua. Qui è tutto bloccato. Serie acqua. Cristallo terra e sacca acquatica. Ci migliora l'attacco d'acqua. Boh, io non so poi quale melodie. Ni. Preferisco le basi queste. Vediamo in gambali, no, aspetta, vediamo. Non testa la balestra. Dai, migliora. Poi non so se è una cosa intelligente migliorare tutto o no. Vediamo le armi. Dove è andato? Vabbè, era quello di prima. Beh, fermiamo 2 secondi e si riparte. Grazie per aver visto la puntata, alla prossima. Cioè, alla prossima, fra 2 secondi. E che cavolo, il microfono crolla. Arrivederci.